Ciao a tutti e benvenuti nel mio studio, Avant Garage Recording Studio. Oggi vi voglio parlare di una tecnica divenuta ormai fondamentale nelle produzioni odierne, il drum replacement. Il drum replacement non è nient'altro che andare a sostituire il suono originale di una batteria con un suono campionato. Oggi non vi parlo proprio del drum replacement, ma di come farlo in maniera gratuita all'interno di Studio One senza software di triggering. I software di triggering più importanti sono Trigger 2 di Slate Digital, che io possiedo, oppure Addictive Trigger, che utilizzo ogni tanto, o anche Super Hero Drummer, e ce ne sono tantissimi. Ecco, oggi vi voglio parlare di come farlo gratis dentro la vostra DAW, Studio One. Eccoci dentro al nostro progetto di Studio One. Questa è la mia traccia cartella contenente tutte le tracce di batteria. La andiamo ad aprire. Apro il mixer e vi faccio ascoltare la mia batteria registrata. In questo caso il mio interesse è triggerare la traccia di cassa per avere un suono più definito. Chiudo la finestra di mix e svolgerò alcune operazioni preliminari. Devo selezionare la traccia di cassa e analizzare i suoi transienti. Lo possiamo fare in due modi. O cliccare sul tasto destro, abilitare l'opzione Marker Band che ci farà vedere tutti i transienti rilevati attraverso i Marker Band, andare su Audio e cliccare Rileva transienti. Un altro modo per rilevare i transienti è andare sul pannello Audio Band, fare in modo che sulla traccia selezionata si attiva questo occhio che è il mostro nascondi Band Marker e fare analizza. Ecco qua, questi sono tutti i nostri transienti. Ora, per sicurezza dovremo controllare che tutti i colpi rilevati dal software e dal suo algoritmo siano esclusivamente quelli della cassa, quindi metterò in solo la cassa della batteria, in questo caso il kick-in, il microfono interno, e andrò a riprodurre facendo attenzione che tutti i colpi rilevati siano esclusivamente della cassa. Ok, in questo caso il nostro software è stato bravissimo perché tutti i colpi rilevati erano della cassa. Ora non ci resta che trasformare questi band marker in MIDI. Per farlo dobbiamo aprire il pannello di quantizzazione, andare su Groove, in questo caso io avevo già una traccia quantizzata, ecco, voi vi si aprirà in questa maniera, trascinare la traccia della cassa dentro il pannello Pattern Groove, ed ecco qua, queste sono tutte le note MIDI sincronizzate con i colpi di cassa e rappresentano quindi tutti i nostri colpi di cassa e la loro relativa velocity. Per avere il nostro trigger gratuito non dobbiamo fare altro che creare una traccia strumento. In questo caso farò un nuovo strumento, la chiamerò Kick Trigger, aggiungerò un nuovo strumento. Ora voglio utilizzare uno strumento virtuale che fa parte della suite di strumenti presenti in Studio One, Presence, quindi doppio gratuito. Ho creato la nuova traccia strumento, deseleziono il solo. Tutto quello che devo fare è abilitare lo snap, prendere e trascinare da questo pannello la traccia e spostarla nella traccia strumento, esattamente con l'inizio della traccia del kick-in. Ecco qua. Posso vedere che all'inizio c'è una nota MIDI che non c'entra niente con la cassa, quindi non farò altro che aprire il mio editor MIDI cliccandoci due volte e andarla a cancellare. Ora che ho assegnato la traccia MIDI alla traccia strumento, aprirò il mio strumento, andiamo a caricare un kit di batteria su DrumKits, prendiamo un basic kit per iniziare, individuiamo in che nota è la cassa, solitamente in uno standard MIDI la cassa è sul C1. Eccetera eccetera eccetera. Ora ciò che dobbiamo fare è aprire il nostro evento MIDI, lo ingrandiamo un pelo e andare a spostare tutte le note della nostra cassa che sono su C3, in questo caso su un side stick. Io le selezionerò tutte premendo i tasti Ctrl A o su Macintosh Mela A.
e con le frecce su e giù le andrò a spostare su C1, il suono della nostra cassa. Ecco qua, ho fatto un po' di baccano, chiudiamo questa finestra, andiamo a sentire il nostro strumento virtuale in solo. Apriamo la nostra traccia originale. Ed ecco che abbiamo in MIDI gratuitamente triggerato la nostra cassa. Ora, una cosa a cui vi dico di prestare attenzione è: guardate se ingrandisco cosa succede. L'algoritmo di rilevazione dei colpi e dei bend marker lavora in modo che venga preservato, diciamo, il transiente del nostro suono. Quindi il nostro evento MIDI, che rappresenta la cassa qua sotto, che lo vediamo, è sempre un po' spostato dopo. Infatti, se ascoltiamo, ci sarà un effetto flam. Cos'è il flam? Non è nient'altro che due suoni che non suonano precisamente a tempo, soprattutto percussivi. Andiamo a ascoltare. Non so se lo percepite, ma io sì. Ecco, per ovviare a questo problema non dobbiamo fare altro che aprire e ingrandire la nostra visuale, andarci a posizionare col cursore sull'attacco. Per farlo in maniera perfetta disabilitiamo lo snap. Ecco l'attacco della nostra forma d'onda della cassa. Creerò un marker. Se non vedete la traccia marker, la trovate qua. Ecco qui. Creerò un marker. Adesso andiamo a spostare a mano. Mi raccomando, controllate che lo snap sia disattivato. Andiamo a spostare a mano il nostro evento MIDI finché non arriviamo sul punto d'attacco della cassa. Ecco, ora tutte le casse saranno perfettamente sincronizzate. Andiamo ad ascoltare. Sono sicuramente più a fuoco. Una cosa che vi consiglio di fare è aprire la finestra mix, se non l'avete fatto, rinominare la traccia dello strumento virtuale come kick trigger o kick trig, in questo caso per me. Selezionare questa traccia, tenendo premuto maiuscolo anche la traccia di kick out e la traccia di kick in. Clicchiamo col destro e facciamo aggiungi bus per i canali selezionati. Questo bus sarà il bus con tutti i miei kick. E lo chiamo kick bus, che uscirà sul mio bus di drums, di batterie, che poi andrà al master di qua, sul principale. Ora possiamo miscelare i tre suoni a nostro piacimento. La cosa molto comoda di questo metodo di lavoro è che se per esempio se volessi un colpo di cassa un pelo più forte, non faccio altro che aprire il mio editor MIDI, selezionarmi il colpo e aumentarlo di velocity. Oppure abbassarla. Se questa visualizzazione vi dà fastidio, potete tranquillamente passare alla visualizzazione per drums. Ecco qua, dove abbiamo solamente i colpi senza la lunghezza del note. Un'altra cosa comoda è portarmi il kick bass nella visuale del progetto, quindi non faccio altro che cliccare su kick bass e col destro sul suo fader, facendo modifica automazione. Ecco che abbiamo il nostro kick bass. Ho scritto male. Ecco che abbiamo il nostro kick bass insieme alle altre tracce. Se volessi fare la stessa cosa lo potrei fare col rullante, andrò ad analizzarlo, lo sposterò dentro il pannello di quantizzazione, creerò una nuova traccia, ci assegnerò uno strumento virtuale e avrò anche il mio trigger di rullante. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto, a me ha salvato tantissime situazioni in cui non potevo accedere ai miei plugin di triggering preferiti, ma anche in situazioni dove fondamentalmente mi piacevano i drum set di Studio One e volevo utilizzare quelli per potenziare le mie batterie. Ecco, la bellezza di questa cosa è che è completamente gratuita ed è integrata nella vostra DAW e non è neanche così tanto complicata.
Ovviamente possiamo fare questa operazione con qualsiasi parte della batteria che vogliamo, che sia un tom, che sia un rullante, che sia un timpano, esattamente come vi ho fatto vedere adesso per la cassa della batteria. Non si limita la fantasia, possiamo completamente sostituire un suono, aggiungerne più di uno, creare più layer per avere una batteria bella massiccia, oppure sostituire del tutto il suono e creare una batteria elettronica dalla nostra batteria acustica. Ecco, il funzionamento è sempre questo, utilizzate il metodo che vi ho fatto vedere per ogni traccia che vi interessa.